Fabrizio Santori, consigliere di Roma Capitale, segretario dell'Assemblea Capitolina. Scrivendo altrove è una rassegna letteraria che ha iniziato un percorso oggi in Assemblea Capitolina, appunto all'interno della sala della Protomoteca in Campidoglio. È la prima edizione di una rassegna che ha visto la partecipazione di autori importanti su idee proposta di Lisa Bernardini e dell'Associazione Occhio dell'Arte. Ho inteso raccogliere l'idea per poter rilanciare nella città di Roma una prima straordinaria rassegna letteraria che potesse parlare non solo della città di Roma, della storia di questa straordinaria capitale d'Italia, ma anche per la partecipazione di tanti autori, fondamentale per un percorso legato a collegamento con le biblioteche di Roma, ad esempio, e con le scuole, per rendere questa rassegna letteraria, appunto scrivendo altrove, un punto di riferimento, un patrimonio per la città stessa, per l'amministrazione, per chi la governa, ma anche per chi sta all'opposizione, perché da questi autori nascono profonde riflessioni sullo stato, diciamo, dei nostri concittadini, ma non solo, anche descrizioni approfondite di luoghi, spazi temporali e non solo, che si determinano da quelle che sono le loro opere, che oggi appunto sono state esaminate all'interno della sala della Protomoteca, a cui hanno appunto aderito importanti registi, autori, attori, attrici, personaggi televisivi, ma non solo, cittadini comuni che hanno partecipato a questa rassegna, che hanno voluto dare un contributo di presenza non solo, ma anche di straordinaria capacità di poter interpretare questa iniziativa come la possibile divulgazione sul territorio, negli ambiti di lavoro, laddove è possibile parlare di cultura, un patrimonio della nostra città, che appunto l'Associazione Occhio dell'Arte e in particolare il sottoscritto che ha voluto sposare questa iniziativa potrà essere per la città di Roma, un vero e proprio patrimonio di carattere culturale, letterario, artistico, che ogni anno viene messo a disposizione della città. Quindi sono 6-7 opere che si sono susseguite nel loro percorso di approfondimento, più ulteriori opere che partecipavano, diciamo, esternamente alla rassegna letteraria stessa, non solo Federico Palmaroli conosco, ma tanti straordinari autori come Roberto Sarra, per esempio la casa editrice Pegasus Edition, che sta dando, diciamo, contributo di crescita a tantissimi autori, sono, diciamo, patrimonio di questa rassegna letteraria, così come tanti ulteriori autori che hanno voluto aderire a questa iniziativa e che, ripeto, saranno importanti per la crescita della nostra città. Ho capito bene, la manifestazione si ripeterà in futuro? Assolutamente sì, sarà una manifestazione che vede la nascita oggi, chiaramente è stata preparata qualche mese fa. All'interno di questo percorso noi vedremo, diciamo, ogni anno una nuova edizione di questa rassegna letteraria con nuovi testi che si sono contraddistinti nell'arco dell'anno e che appunto saranno una sorta di trampolino di lancio nella città per un collegamento con le biblioteche di Roma, ad esempio, quindi con cui ho già preso contatti per cercare di diffondere questa cultura anche con ulteriori iniziative. Sappiamo bene che le sedi della Biblioteca di Roma non sono solo nel centro storico, ma sono in tutte le periferie della città di Roma, e lo stesso vale, insomma, per il contatto con le scuole, con i dirigenti scolastici, con i docenti, per diffondere opere che hanno anche una caratterizzazione, che non è solo quella di carattere appunto culturale, scusate il gioco di parole, ma è anche una caratterizzazione cinematografica, se vogliamo dirla. Insomma, il Roma è patrimonio anche di un cinema che viene da lontano, e quindi i libri sono un'ispirazione per chi produce film, e quindi questo collegamento non deve mai mancare, soprattutto in vista di grandi eventi che aspettano, diciamo, il percorso della città di Roma, come il Giubileo, Expo 2030, la cultura e quelle che sono le nostre radici, i nostri valori, le nostre tradizioni, non deve mai mancare nel percorso di crescita della città in collegamento con grandi e importanti autori che aderiscono alle iniziative di Scrivendo Altrove.